18 giorni di ritiro già effettuati nel proprio stadio e altri 5 ancora da vivere prima che il Casarano prepari le valigie alla volta dell'Aquilana a Rivisondoli. Sono comunque sufficienti perché il tecnico Vincenzo Feola proceda ad un primo sommario bilancio. Come primo periodo della preparazione sono abbastanza soddisfatto, anche se non era facile dopo tutto questo periodo di inattività, però i ragazzi stanno rispondendo abbastanza bene, stanno facendo veramente dei grossi sacrifici, soprattutto sotto l'aspetto fisico. Da qui all'inizio del campionato manca un mese e la rosa non è ancora completa, anche perché, ma non solo, v'è tutto un mercato di Serie C da continuare ad esplorare. È vero che manca ancora un mese all'inizio del campionato, però la rosa è incompleta perché mancano diversi under, mancano diversi over per completare una rosa importante, soprattutto per il blasone della società. Sicuramente il direttore Pitino sa dove intervenire, insieme stiamo cercando di completare questa squadra e di essere pronti per l'inizio del campionato. Dopo 25 anni, il tempo passa per tutti, Feola è tornato a Casarano, allora come calciatore, oggi nel ruolo di allenatore e ovviamente è in atto un'esplosione di sentimenti. Ritornare a Casarano dopo 26 anni per me è stata una grande emozione. Sono ritornato come allenatore in una piazza così importante, una società così forte e importante, una società composta da persone per bene. Per me è stato veramente un grande piacere ritornare. Spero di fare bene qui come allenatore, come abbiamo fatto da calciatore, spero di dare grande soddisfazione a questa città e a questa società e di riportarla dove merita. Intanto, nella serata di ieri, la società ha ufficializzato lo svincolato terzino sinistro Alessio Pedicone, che sino al 30 giugno è stato sotto contratto con il Fasano, con cui nella passata stagione ha collezionato 19 presenze. Pedicone è il sedicesimo calciatore a disposizione di Feola, nonché, al momento, il primo dei nati nel 2002.